toccata. Sì, quasi quasi lasciamo. Madonna! 4.000, non siamo lì! Mi chiede no, mi chiede no, 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 basta! Ci sei? Quasi. Ciao a tutti amici di Spampinaute, bentornati sul canale. Siamo arrivati a 50.000. Era ora. Adesso puntiamo ai 100.000. Ma oggi sono qua con Francina. L'avete letto dal titolo. Oggi facciamo una cosa che mi mette un pochino paura, ovvero Francina. Anche a me. La mia ragazza prova la Golf GT per la prima volta. Questo dovrebbe essere il titolo. Tu non hai mai provato la Golf? No, giuro, non ci sono mai ferite. Oltretutto guardate Francesca com'è attrezzata. Dai, sì, con i tacchi, ok. Tutta gnocca, giù. E quindi oggi ci sarà da divertirsi. Domanda, non hai mai guidato la Golf? Ma sai come si usa un cambio automatico, più o meno? Vabbè, non c'è la frizione, quindi c'è acceleratore e freno. Prima di andare alla guida, facciamo una prova. Prova ad entrare e vediamo cosa succede quando ti imposti un pochino, vai. Vabbè, come una cosa normale. Una macchina normale, regolati il sedile. Dai, ti vedo bene, ti vedo convinta. Tu lo sai già, ma è bene ripeterlo. Questa macchina ha 330 cavalli. Il che vuol dire che è una macchina che se schiacci e affondi troppo, fa tanta strada. Diciamolo per contestualizzare, Francesca guida una Citroen C1, che è una macchina piccolina, cucciola. Io in autostrada vado a 140 e ho paura di... E prendi il volo. Secondo me te la cavi bene, la macchina è facile da portare. Devi pensare che non è la frizione, per cui devi usarlo frenando e accelerando e basta. Che è più semplice. È ancora molto più semplice. Sei un po' agitato? Si vede. Io comunque ho un po' paura, giuro. Ci siamo? Possiamo partire? Vai, accendi. Ok. Sì. Non farmi cambiare marce, mettimi già il robot automatico che io non so usare queste cose. Sono due palette. Partiamo con una banalità. Per mettere la marcia in avanti o indietro, tieni sempre schiacciato il freno. Quindi destro sul freno, schiaccia questo tasto qua e tira giù fino alla D. Se tu lasci il freno, la macchina parte. Oddio. Oh. È una macchina con un acceleratore e un freno. Ti assicuro che è facilissimo. Serena. Tanto la sensibilità del freno la fai a occhio, cioè devi andare un po' tranquilla. A parte che con tutte queste telecamere. Ti senti un po' a disagio? Sì, mi sento un po' osservata. Ma oh, vai tranquilla. Oh! Dai, andiamo piano. Ma sì, ma puoi andare quanto vuoi, vai dritto. Ma ci sono... Comunque le mani io le terrei a... così. Esatto. Come pilota. Com'è da guidare? Facilissimo. No, vero? Ah, qua c'è un dosso. Qua c'è un dosso. Piano sul dosso. Cioè prendilo certo. Sì, vai. Ok, ok. Dai, sei stata brava. Sei stata brava. Più che altro è la discesa che mi preoccupa. Ecco. Cosa vado? Te l'ho toccata? Sì! Quasi quasi lasciavamo giù la coppa dell'olio! No, dai! Ma che cosa no! Vai tranquilla, cioè stai andando a 30 all'ora. Dai, che ti vedo abbastanza a tuo agio, Francina. Madonna, quante buche che ci sono qua, un sacco. Vedi? Precisiamo che Francesca ha 5 anni di patente, però non ha mai guidato tantissimo. Lei ha la macchinina nuova, gira serena, macchina affidabile, però non ha mai fatto tantissimi chilometri. Qua c'è il dosso, dopo il dosso un pochino puoi schiacciare se vuoi. Dai, giù! Madonna santa. Io già che spasso rumore. È partita la turbina. Piano piano questo dosso. Piano. Che alto. Dai giù. Madonna, ma è sensibilissimo. È sensibile. È facile da guidare, sì, o sbaglio? Sì, sì. Cioè facilissimo. È molto più facile della tua. Non devi cambiare. Non devi fare niente. Sì, quello sì. Dai, schiaccia. Tutto, tutto. Tutto, tutto. Porca troia. Tutto. Madonna amore. Madonna. Dai, tutto, Franci. No, paura. No, no, davvero. Schiaccia, siamo dritti. Schiaccia tutto, tutto. No, tutto, no, tutto. Ma c'è una rotonda dopo la... Ma è un chilometro. Comunque te la stai cavando benissimo. Sei un po' incerta sull'aprire. E ci sta, paura. Ci sta, ci sta. Non è la mia macchina. Che palle, c'ho sto qua dietro che mi... E tu scanna, amore. C'hai 330 cavalli, puoi seminarlo. Comunque un po' ti stai facendo prendere la mano, vero? Di la verità, Francesca, di la verità. Sì, però, cioè... Adesso, dopo la rotonda, c'è un altro rettilineo. Voglio ritornare alla mia C1. Però te la stai cavando benissimo. Ma sì, vacci tranquilla, Francesca. Vacci tranquilla, gira, gira, gira. Ok. Dai, tutto, tutto, tutto! Minchia, amore. Tutto, tutto, sei 4.000! Ah, sei... No! Minchia, sei no, dai, vai, vai. No, 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 basta! Oddio.
adesso possiamo metterla in sport. Ma dove vado? Ti vuoi prendere la mano, Francina? Schiaccia, brava, mi piace. In generale. Questo è rigido come volante. È proprio un'impostazione di tutto. Mi piace. Perché siamo in sport, eh? No, basta. Dai, eravamo a 3000 giri. Ti dico la verità, te la stai cavando benissimo. No, davvero, davvero. Giuro, te la stai cavando super bene, amore. Io direi, qua possiamo fare un'inversione. Non qua, amore, che è pieno di buche. Perché qua ci lasciamo giù la coppa dell'olio. Tipo qua, fermati pure qua. E quando non c'è nessuno vai pure. Io sono meglio di un istruttore, dai. Potrei fare autoscuola. Potrei fare l'istruttore di autoscuola. Io un'ultima scannatina te la potrei far fare. Amore, che cazzo mi cavi così? Ma non fa niente la macchina. Ma scanna, io ho paura del rumore. Ma il rumore più ne fai meglio è, più è divertente. Giù tutto? No, no, dai. Dai, cucciolo. Allora facciamo una roba. Guido io fino ad arrivare a casa di mio padre. Ok, sì. Fermati qua allora, piano. Madonna, amore, ma quanto sei andata avanti col suo sedile? Non la riconosco più. No, comunque preferisco le mie macchine che vanno piano. Amore, che sgommata! Mi aspettavo che la guidassi così. No, vai piano! Ma cazzo sei? A 160! Non è vero! Diciamo che mi aspettavo che la guidassi così. Giù tutto! E giù tutto. Porca troia, ma stavamo andando vicino al guardrail, lì come cazzo si chiama? Va bene, ammettiamolo, dai Francina, sei stata bravissima, davvero fortissima. Commentate voi la performance di Francesca, lasciate un bel like ovviamente se vi è piaciuto. E se volete qualche altro video in cui Francesca prova robe, oddio, commentate e fatemelo sapere. Grazie a tutti ragazzi, ricordate di iscrivervi al canale che siamo quasi a 100.000. Ci vediamo in un prossimo video.